con Gianicola, con Pasquale, il presidente del comitato feste patronali, il vicepresidente Marella, insieme a tutti quanti voi, l'associazione Confettesi nel Mondo, la stampa e tutte le varie associazioni che in un certo qual modo intersecano e sostengono e animano questa nostra grande festa patronale. E sapete bene che per noi è un evento importante che ogni anno va a rinverdire quella che è la nostra principale identità della nostra comunità. Non a caso l'anno scorso abbiamo chiesto a Sua Eccellenza di emanare un decreto di Civitas Maria della nostra città proprio per andare a consacrare, a storicizzare questo grande rapporto che noi abbiamo in particolare con la Madonna dei Martiri, con la Madonna dei Martiri che è il punto di riferimento non soltanto dei marinai, dei marittimi, dei naviganti, ma il punto di riferimento di tutti i confettesi nel mondo. E tant'è che tutti quanti sanno, anche se non molto spesso non lo confessano, che qualunque confettese che sta fuori dopo un certo periodo, il passaggio per la Basilica al rientro è obbligato. Quest'anno, ancora di più, dopo il periodo del lockdown, grazie eccellenza, dopo il periodo del lockdown abbiamo già sperimentato l'anno precedente una ripresa importante e partecipata di questo evento che è già cominciato domenica scorsa con l'intronizzazione nella piazza antistante la Basilica partecipata da oltre un migliaio di persone, di fedeli, e quindi do subito la parola al Presidente del Comitato Feste Patronali che quest'anno illustrerà questa edizione 2022 ancora più ricca e intensa. Io auguro a tutti non solo una buona festa, ma un buon Ferragosto, improntato certamente come nel motto di Sua Eccellenza la Letizia, ma una Letizia con responsabilità, perché abbiamo necessità che questa comunità si deve continuare a chiedere alle istituzioni, ma cominci anche a esigere da se stessa, da ciascuno di noi, quel senso di responsabilità e di civismo che fa sì che la comunità sia ordinata e sicura. Prego la parola a Leonardo Siragusa, Presidente del Comitato Feste Patronali. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio tutti i presenti, tutta la stampa presente, ringrazio la presenza del Sindaco, del Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Domenico Cornacchia, di Fra Nicola, di Don Pasquale. Chiaramente auguro a Don Pasquale una buona festa perché facciamo insieme per il primo anno la festa del Natale. Quindi affrontiamo insieme questo primo anno di festa. E allora, come ha detto già il sindaco, la festa diciamo che è già partita con l'intronizzazione della Madonna dei Martiri domenica. Abbiamo mantenuto una partecipazione massiccia di fedeli e quindi anche quest'anno abbiamo pensato di organizzare la messa all'aperto. Bene abbiamo fatto perché la Basilica diversamente non poteva contenere insomma tutti i fedeli che domenica hanno partecipato alla celebrazione. Chiaramente avete già visto che quest'anno abbiamo realizzato nuovamente il frontone illuminario sulla Basilica, che anche quest'anno non abbiamo voluto privare, anzi abbiamo voluto anche quest'anno creare e quindi mettere al centro dell'attenzione anche il rione della Madonna dei Martiri, perché in realtà è di lì che parte la festa della Madonna. E allora, sapete bene che domenica è iniziata, si può dire, la festa e c'è stato il sorteggio delle barche che, come ben sapete, sono state sorteggiate, quindi la barca portatrice e il motopesca Morfeo. Morfeo che ha scelto come damigelle
il Niagara, il motopesca Niagara e il motopesca Mimmo, che tra l'altro sono le altre due pescherecci che hanno partecipato al sorteggio. Quindi diciamo, è stata una bella iniziativa e anche una bella diciamo dare spazio non ad altri pescherecci, bensì a chi ha partecipato al sorteggio. Quindi diciamo, come ho detto domenica, la Madonna dei Martiri ha voluto che le tre barche partecipanti fossero le sue tre barche portatrici e quindi protagoniste della Sacra Nave. Primo evento è il corteo storico, che sapete bene abbiamo già iniziato a pubblicizzare, quindi il 28 di agosto con la collaborazione dell'Associazione Culturale Melfitta del Passato si sta organizzando questo bellissimo momento di inizio della festa. Quindi sapete bene che il 28 di agosto ricorre la rievocazione storica dell'arrivo della sacra icona della Madonna dei Martiri, o meglio, l'icona della Madonna dei Martiri raggiungerà il Duomo di Molfetta per nave con un'imbarcazione messa a disposizione dalla Lega Navale di Molfetta. Si tratta di un momento importante che apre in città le porte alla festa patronale e sapete bene che dà il via al novenario in onore della patrona della città, che in Basilica inizierà il prossimo 29 agosto. Quindi per tale circostanza il Comitato Feste Patronali, in collaborazione con la Basilica e l'Associazione Culturale Melfitta nel Passato, ha organizzato un bellissimo corteo storico con circa 200 figuranti tra sbandieratori, tamburieri, nobili, popolani, crociati e archibugieri che si esibiranno su tutto il lungo il corso di tragitto del corteo. Quindi che cosa accadrà il 28? Che il corteo partirà alle ore 19 dalla cattedrale, percorrerà Corso Dante, arriverà nel piazzale antistante il Duomo e in quel momento accoglieremo l'icona della Madonna dei Martiri. Con lo sbarco dell'icona ci saranno chiaramente i saluti del sindaco, i saluti del vescovo, il corteo proseguirà lungo le strade della città e quindi percorrerà via San Domenico, via San Carlo, via Madonna dei Martiri, viale dei Crociati e arriverà alla Basilica. In quella circostanza il comitato ha pensato di allestire viale dei Crociati per la prima volta, penso, sia nella storia. Il viale dei Crociati, cioè la parte che non è interessata dai lavori in corso, dà una illuminazione a galleria. Quindi il corteo storico attraverserà e sarà accesa la galleria di viale dei Crociati, che resterà accesa poi per tutta la festa, che accoglierà anche la fiaccolata, cioè più grande tutti i giorni del novenario, quindi con la tradizionale fiaccolata. La fiaccolata sarà, come dire, non dico animata, ma accolta da questa illuminazione a galleria su viale dei Crociati, anche perché sapete bene che quest'anno abbiamo cambiato un pochino la planimetria della ubicazione delle bancarelle, perché con i lavori in corso l'unica strada di via di fuga e quindi di percorso è soltanto l'altra carreggiata a disposizione. Per cui abbiamo pensato, realizzando questa bella galleria luminaria, di creare una zona di passeggio che va dall'inizio del viale fino alla Basilica, per poi attrezzare tutta la parte prima del viale, tutte le bancarelle food. Chiaramente capite bene che anche in Luna Park sarà allestito un bellissimo Luna Park, chiaramente che il nostro componente di comitato Mimmo Amato, che ben conoscete, sta realizzando, e lo sta realizzando chiaramente sempre nella zona Secca dei Pani. E quindi lì avremo un Luna Park chiaramente ben organizzato con un'area di bancarelle solo food. Dopodiché
ci sarà il viale attrezzato con questa illuminazione a, come dire, a galleria, e si arriverà poi alla Basilica, dove avete già visto il tradizionale frontone luminare. Chiaramente capite bene che per realizzare l'illuminazione su Corso Dante e per realizzare l'illuminazione a Rione Madonna dei Martiri non era possibile che un'unica azienda potesse realizzare, insomma, tutte queste strutture, per cui siamo riusciti a interessare due aziende, quindi come avviene a Sforrano, Sforrano, diciamo, che realizza la festa patronale con più aziende luminarie. Stiamo iniziando anche noi a percorrere questa strada, e quindi abbiamo pensato e quindi abbiamo confermato che tutto Corso Dante, quindi Piazza Garibaldi, Corso Dante, Via San Domenico, Banchina San Domenico, Lato Mare, sarà allestita con la tradizionale illuminazione importante, anzi ci sarà anche diciamo una chicca, nel senso che il primo tratto della galleria non sarà una galleria ma sarà un tunnel, e l'azienda che abbiamo interessato è una delle più importanti aziende, insomma, leccesi, che è la Massimo Mariano di Sforrano. Quindi Massimo Mariano da Sforrano allestirà la parte centrale, mentre di Piero Light Event di Noicattaro ha già allestito il frontone della Basilica e allestirà Viale dei Crociati e Rione Madonna dei Martiri, perché lì stiamo pensando anche nel quartiere della Madonna dei Martiri di addobbare con delle piccole luminarie per, insomma, rendere a festa il quartiere. Quindi questa è la prima diciamo iniziativa diciamo folcloristica della festa. Chiaramente dopo il 28 di cui apriamo la festa, e quindi con la novena, con questo bel corteo storico, chiaramente sarà bello, vedremo come sarà organizzato, quindi lo diremo, insomma, a risultato avvenuto. E in questo ringrazio l'associazione qui presente, rappresentata da Giuseppe Calculli, dell'Associazione Culturale Melfitta nel passato, che chiaramente ha interessato altre associazioni professioniste nel settore, per cui parteciperanno al corteo i Federicus di Altamura, i Fiera Mosca di Barletta, gli Omnes Leones di Altamura e il gruppo Brancaleon di Barletta. Questo è per quanto riguarda il 28. Dal 27 invece di agosto 2022, quindi fino al 18 settembre, nel chiostro della Basilica sarà realizzata dall'Associazione Culturale Scorci di Storia e Folklore Artigianato, nella persona del suo presidente, dottor Massimiliano Sisto, la terza edizione della mostra fotografica denominata Ave Maris Stella, che è una mostra fotografica che, come ogni anno, vede la Basilica attrezzare. Quindi potete, tutti voi cittadini, ammirare questa mostra fotografica, che rappresenterà anche le edizioni scorse che chiaramente sono state interessate dal Covid e stanno realizzando una bella carrellata di fotografie, di anche diciamo ricordi inediti, perché capite bene che a mente diciamo fredda, pensando a quello che è stato realizzato, difficilmente potrà la Madonna ritornare l'8 settembre in ospedale a visitare l'ospedale di ammalati e quindi visitare con l'itinerario le persone anziane. Quindi lì saranno anche pubblicate delle foto belle che faranno ricordare, insomma, quei momenti degli anni 2020-2021. Chiaramente poi dal 29 al 6 settembre ci sarà la tradizionale fiaccolata, oltre che la novena, e chiaramente al termine della fiaccolata ci sarà la famosa diana notturna, che sarà, diciamo, curata dalla nostra azienda locale pirotecnica, che si chiama Pirotec Italia SRL Pignino dei Campi. Arriviamo al primo giorno della festa. Allora, quest'anno io ho chiesto al sindaco e quindi all'amministrazione comunale, dato che il 9 ricade di venerdì, di poter prorogare la festa e quindi ampliare la festa per il giorno 9, 10 e 11, sarebbe sabato e domenica. Quindi la festa quest'anno si svolgerà con partenza 7 settembre e quindi sarà 7, 8, 9, 10 e 11. Con un lavoro di concertazione, sapete bene che l'anno scorso l'Associazione Nazionale Bande da Giro
ha sperimentato e quindi contestualmente alla festa patronale il primo festival delle bande, che ha avuto un grande successo e risonanza a livello nazionale. Tenete conto che l'anno scorso abbiamo avuto qui a Molfetta reti televisive importanti, quale Rai 1, Canale 5, Italia 1, e quindi quest'anno l'Associazione Nazionale Bande da Giro ha voluto riproporre questo festival e viene riproposto anche a Molfetta, quindi hanno scelto come tappa Molfetta, per cui questo festival partirà il 6 di settembre, cioè un giorno prima della festa. Chiaramente sarà allestita, qui lo dico, una cassa armonica importante, perché insomma, dato che siamo il secondo festival di bande da giro, abbiamo l'azienda, diciamo, delle luminarie, abbiamo chiesto di, insomma, portare a Molfetta una delle casarmoniche, insomma, più anche non solo importanti ma anche grandi, per poter ospitare, insomma, bande anche di un certo livello. Chiaramente il programma delle bande sarà reso noto in una prossima conferenza stampa, perché verrà fatta una conferenza stampa congiunta con l'Associazione Nazionale delle Bande da Giro, però già posso anticiparvi che diciamo sarà un programma abbastanza, diciamo, ricco, perché avremo come date 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ogni sera ci sarà una banda a lietare la sera. Chiaramente è ancora in diciamo in trattativa, l'ultima sera vorremmo concludere con una banda militare, perché l'anno scorso, diciamo, penso che avete visto che ha avuto molto successo concludere la festa con una bellissima banda militare. Stiamo lavorando anche in questo, penso che anche quest'anno avremo Molfetta, diciamo, una banda militare che chiuderà la festa patronale. Chiaramente anche qui ringrazio il presidente dell'Associazione Nazionale Bande da Giro, Benedetto Grillo, che sta lavorando per, insomma, dare a Molfetta ancora quest'anno prestigio a livello nazionale per quanto riguarda il settore delle bande da giro. Quindi, secondo elemento di una festa patronale sono le bande, e penso che stiamo dando alla nostra città e quindi alla nostra Regina dei Martiri una bella, diciamo, anche iniziativa. Il 7 ci sarà l'incoronazione, il tradizionale appuntamento della incoronazione della Madonna dei Martiri. Quest'anno la corona, chiaramente sapete bene, sarà portata dalla moglie dell'armatore, diciamo, sorteggiato, e anche qui stiamo cercando di organizzare una messa all'aperto. Dico stiamo cercando perché dobbiamo capire se logisticamente, con una festa in corso, riusciamo a poter, cioè di poter allestire la parte esterna, non ci sono problemi. Però dobbiamo capire se l'allestimento esterno non porta, come dire, disagi di sicurezza alla, diciamo, all'interno di una grande festa. Penso di no, perché creando questo viale pedonale, quindi di passeggio, dovrebbe essere, diciamo, meno caotica, diciamo, l'affluenza dei fedeli, non avendo le bancarelle sul lato della carica. Quindi stiamo lavorando in questo, su questo abbiamo ancora un punto interrogativo, perché dobbiamo, insomma, analizzare un po' di punti legati alla sicurezza. Chiaramente non mancheranno le bande da giro, ogni giorno dal 7 al 10 girerà per la città di Molfetta, gireranno le nostre bande da giro, che sapete bene sono la bassa musica città di Molfetta e la bassa musica l'armonia molfettese. E qui ringrazio i rispettivi, diciamo, promotori, e quindi che sono Aldo Gargano e Corrado De Cenni. Arriviamo all'appuntamento più importante, che è il giorno 8, l'appuntamento tanto atteso. Quest'anno sapete bene che ritorniamo alla Sagra a Mare, e quindi sarà un momento importante, un momento anche, come dire, emozionante. Quindi partiremo con la mattinata con la tradizionale Diana in onore della Madonna, e poi chiaramente alle, voi sapete bene che il tradizionale appuntamento dell'uscita della Madonna è alle 15, quindi alle 15 il simulacro della Madonna dei Martiri varcherà la chiesa, la basilica,
e sarà portato dagli armatori, dal tradizionale imbarco e quindi dalla tradizionale sagra madre. Chiaramente alle 8 ci sarà lo sbarco della Madonna e quindi la tradizionale processione fino alla cattedrale. Una cosa importante quest'anno tutto il giorno 8, quindi il momento della Sagra Madre, sarà, e quindi l'uscita della processione, l'imbarco e l'entro in cattedrale, saranno trasmessi in diretta televisiva da Telepari. Quindi anche i cittadini che non hanno la possibilità di poter partecipare alla festa, quindi anche i cittadini fuori dal territorio molfettese, potrà assistere la Sagra Madre, quindi tutta l'iniziativa, tutta la processione del giorno 8 la potrà tranquillamente vedere in diretta su Telepari. Ciò che insomma non è stato mai realizzato, stiamo dando anche quest'altro servizio di espansione di questa iniziativa fuori dal territorio. Chiaramente il giorno 9, 10 e 11 saranno giornate dedicate alle iniziative, quindi alle iniziative, come ho detto prima, bandistiche, quindi ci saranno questi concerti bandistici. Chiaramente è inutile dire che ci saranno le tradizionali bancarelle, che ripeto anche sul Corso Dante è cambiata un pochino la configurazione. Anzi, approfitto per dire in questa circostanza, per chi ci segue, che quest'anno le bancarelle non saranno assegnate dal Comitato Feste Patronali. Da quest'anno si inizia, chiaramente dopo il Covid, dopo i lavori in corso, quindi cambiando la conformazione proprio logistica della festa e quindi del posizionamento delle bancarelle, è cambiata la planimetria di collocazione delle bancarelle, per cui tutte le assegnazioni saranno fatte tramite il SUA, tramite il Comune di Molfetta, con un regolare bando che è stato già avviato. Quindi si procederà nei prossimi giorni con le assegnazioni, per cui il comitato non avrà protagonismo nelle assegnazioni delle bancarelle. Chiaramente la Madonna ritornerà il giorno 17 in Basilica, il giorno 18 in Basilica, e lì si concluderà la festa. Ultima cosa, con il servo. Anche con le associazioni di volontariato, quindi in questo caso il SERV mi ha sottoposto una iniziativa di eventi culturali, chiaramente che saranno inseriti nell'ambito della programmazione della festa patronale, su un tema fondamentale in questo momento particolare di guerra, che si chiama Accogliere, Esserci, Far Festa. Saranno delle iniziative culturali, chiaramente, che saranno svolte il 7 settembre, l'8 settembre, il 9 settembre, il 10 settembre sul Corso Dante. Chiaramente saranno interessate le cooperative FEAT, il Teatro di Cipis e la Fabbrica delle Parole di Angela Zicarelli. Saranno le associazioni e le aziende che insieme al SERV organizzeranno delle attività per i bambini. Il giorno 10 c'è una bella iniziativa creata dal SERV Molfetta. Alle ore 18:30 il Walt Disney World, a cura della Scuola di Musica Sogni Musica, dell'Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia di Molfetta, con la collaborazione dell'Accademia Musicale Girolamo Scaracciullo di Parese, eseguiranno dei bambini dei brani musicali di cartoni animati della Walt Disney. E quindi che questi bambini che suoneranno si esibiranno per la prima volta in una serata. Quindi si è creata questa iniziativa bella, quindi grazie e ringrazio l'associazione di volontariato SERV Molfetta qui presente, e quindi per queste iniziative che state offrendo al comitato e quindi alla città di Molfetta, e ringrazio anche voi. In ultimo, chiaramente qualcuno dice: ma i fuochi pirotecnici non ci sono? Ci saranno anche i fuochi pirotecnici, e qui abbiamo interessato. Sapete bene che per tradizione il giorno 8 ci sarà un solo fuoco pirotecnico e sarà realizzato dalla nostra azienda locale
Pinotec Italia, SRLT e Candia Nino, e il giorno 18 avremo tre fuochi pirotecnici e lì abbiamo interessato tre aziende importanti, aziende che diciamo si esibiscono ad Adelphi e a Vice. Quali sono le aziende? L'artificiosa dei fratelli di Candia di Sassano, Senatore Fireworks Cava dei Tirreni e Carmine Diepe e Figli di Visciano Marche. Quindi questo è il programma, chiaramente a breve usciranno ufficialmente i programmi, abbiamo in stampa una 30.000 volantini, quindi 30.000 brochure che distribuiremo in tutte le case dei cittadini competesi, quindi anche quest'anno il programma della festa patronale, quindi il programma civile, il programma della cattedrale e il programma della basilica arriveranno direttamente alla casa dei cittadini competesi. Io ringrazio tutti e chiedo scusa di essere stato un po' lungo, però capite bene, è una festa molto ricca, dovrei dire altre cose, sono un po' emozionato, però perdonatemi e quindi auguro a tutti il comitato, a tutti noi, a tutti i presenti una buona festa. Grazie Presidente. Diamo subito la parola ai custodi della Basilica e quindi della Madonna dei Martiri, a Fra Nicola. Grazie. Può andare anche senza microfono. Grazie al signor Sindaco. Innanzitutto sento di dover dire il mio personale ringraziamento alle autorità civili, militari, a tutte le associazioni che in questi giorni precedenti la novena e nei giorni successivi lavoreranno appunto per far sì che questa festa possa essere davvero bella, vissuta bene, vissuta intensamente. Quindi il ringraziamento davvero con tutto il cuore per quello che farete, per la vostra disponibilità. Ringrazio anche il Vescovo, Don Pasquale, per questa collaborazione molto bella, che non è mai scontata, ma è bello davvero dirsi grazie, perché proprio in prossimità anche di una sinodalità, di un cammino sinodale che la Chiesa sta vivendo, è sempre bello sentirsi uniti nella gioia, ma allo stesso tempo trasmettere a chi incontriamo la bellezza di una devozione che continua ad evolversi nel tempo. Quindi grazie davvero a tutte le associazioni, perché so che il tempo della novena, il tempo precedente, il tempo successivo alla festa è un tempo molto particolare, molto impegnativo. Quindi davvero grazie per quello che state già facendo e per quello che farete. La novena ha la sua tradizione, chiaramente attraverso le sue giornate tematiche. Però quest'anno, così come lo scorso anno, abbiamo voluto, come frati della Basilica, valorizzare anche il tempo precedente la novena. In che modo? Dal 22 al 26 di agosto ci sarà un tempo di preparazione spirituale. Ogni sera in Basilica avrà luogo la recita del Santo Rosario, che sarà animato da alcune associazioni della città di Molfetta, e allo stesso tempo sarà dettata anche una meditazione mariana. È un'occasione bella per valorizzare il periodo precedente, la novena, e quindi prepararsi anche spiritualmente ai giorni successivi. Poi, ecco, tutto si concluderà con l'ultimo sabato solenne, il 27 di agosto, che vedrà la partecipazione del Comitato Feste Patronali. Il 28 è già stato ben detto, ci sarà il corteo storico, e sarà un momento molto bello, quindi folklore, tradizione e religiosità si incontreranno insieme per far sì che tutto il cuore dei molfettesi possa essere rivolto verso la loro amata copatrona. Durante la novena cosa accadrà? Beh, quest'anno abbiamo pensato chiaramente di dare sempre valore alle giornate tematiche, ma in modo particolare abbiamo pensato di valorizzare delle giornate. In che modo? A partire proprio dal primo giorno, da lunedì 29 agosto, con la giornata dedicata allo sport. Questa è una giornata nuova, non c'è mai stata nella storia della novena della Madonna dei Martiri, e inizieremo quest'anno, quindi quest'anno ci sarà proprio la giornata del calciatore. Abbiamo pensato di invitare la prima squadra del Molfetta Calcio prima dell'inizio del campionato, quindi ecco, è un inizio. Man mano questa giornata prenderà forma poi nel futuro, però ecco, abbiamo voluto avviare così la novena con la giornata del calciatore. Poi, ecco, come sempre ci sarà la giornata dedicata alla gente di mare,
è un modo anche per essere vicini alle famiglie dei dispersi, un modo per essere vicini a tutta la gente che lavora in mare, e quindi una nostra attenzione proprio nei confronti di coloro che operano nella marineria molfettese, proprio perché la Madonna è la loro protettrice. E quindi abbiamo voluto valorizzare proprio questa giornata con la benedizione del mare. Quindi al termine della celebrazione avrà luogo la benedizione del mare. Poi, ecco, il 1° settembre, in modo particolare, ci sarà la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Abbiamo pensato anche a una giornata di spiritualità. In che senso? La mattina, subito dopo la celebrazione della novena, ci sarà l'esposizione eucaristica, quindi ci sarà l'opportunità per pregare, per confessarsi, perché è vero, la festa della Madonna dei Martiri ha tanto folklore, ha tanta tradizione, ma non possiamo dimenticarci la nostra preparazione anche spirituale a tutto questo. Poi, ecco, annoto giusto un altro momento, poi potrete vedere dal programma altri dettagli, non sto qui a dire tutto il programma religioso, ma in modo particolare abbiamo pensato anche a una giornata per i giovani e le famiglie, con un momento a loro dedicato. Proprio domenica 4 settembre, dopo la fiaccolata, ci sarà alle ore 21:30 in Basilica una veglia di preghiera con i giovani e le famiglie. E così via. Poi, ecco, ci sarà tutto il programma, come vedrete, consueto. Ringrazio anche tutti i parroci che hanno aderito e allo stesso tempo hanno dato la loro disponibilità per celebrare in Basilica il giorno 8 settembre, a partire già dal 7 sera, da subito dopo l'incoronazione. E ci auguriamo che questa festa possa portare nell'intera città di Molfetta quel desiderio di voler imitare Maria, perché Maria ci insegna tante cose belle. Innanzitutto, saper ascoltare la voce di Dio. E quindi ascoltiamo la voce di Dio attraverso la sua parola, e ci auguriamo che Maria possa farci vivere tutto questo, tra folklore, tradizione e religiosità, davvero tutt'uno, possiamo camminare insieme nel bene e nella gioia. Grazie e buona festa a tutti. Grazie. Perché è la prima volta che mi accingo a collaborare con una grande organizzazione in vista della festa della Madonna dei Martiri in qualità di parroco nella nostra bella cattedrale. E per me è un motivo di grande gioia e anche di onore, ma allo stesso tempo la cosa più bella è sentire sicuramente la presenza della Vergine Maria nella nostra vita, nella vita di questa città Molfetta, è strettamente legata alla fede e in modo particolare alla devozione alla Vergine Maria. E poi sicuramente qualcosa di molto bello e interessante è la collaborazione che c'è tra mondo ecclesiale e mondo civile, con un unico grande obiettivo, quello di promuovere la cultura della nostra città. E questo è segno di persone veramente, oserei dire, intelligenti, aperte al bene comune. Un grazie grande lo rivolgo sicuramente al Vescovo, al Sindaco, al Comitato Feste Patronali, Padre Nicola, a tutti coloro che si impegnano per l'organizzazione. Però ecco, un grazie tutto particolare sicuramente al nostro Vescovo, il quale su proposta di Padre Nicola e del parroco della cattedrale, dopo aver ascoltato il parere di tutto il comitato feste patronali, abbiamo chiesto al Vescovo se la Madonna, come diciamo noi, l'immagine della Madonna, poteva rimanere qualche giorno in più. Rimane 10 giorni in cattedrale. È un evento molto bello che si colloca dopo sicuramente 2 anni di grande sofferenza anche per questa festa organizzata in maniera originale, però la festa della Madonna dei Martiri è quello che vivremo quest'anno fondamentalmente. In cattedrale vivremo soprattutto dei momenti di riflessione e di preghiera, perché la matrice di questo evento, che è di popolo, un evento culturale, è essenzialmente religiosa. La fede ci insegna
che Maria è la madre di Dio e la madre di ciascuno di noi, e questo vogliamo vivere in questi 10 giorni attraverso le celebrazioni delle messe, attraverso la preghiera, soprattutto la preghiera del rosario, degli eventi mariani organizzati ogni sera alle ore 21, e poi ci sarà anche la partecipazione ovviamente del popolo, però in modo particolare abbiamo pensato di coinvolgere soprattutto il mondo del lavoro cosiddetto, cioè i commercianti e i nostri agricoltori, che vivono sicuramente dei momenti difficili in questo nostro momento. Ecco, la fede non ci chiude nell'intimismo, ma ci apre a sociale, al prossimo, nello stile tutto mariano della cooperazione e della condivisione. E poi vivremo un tempo di preghiera in preparazione al 18, la sera, predicato da Monsignor Sabino Lattanzio, che è un sacerdote e direttore dell'ufficio delle case dei santi della diocesi di Trani, Bari e Tabiceglie, che ci guiderà nella riflessione, questa riflessione: Maria, madre e immagine della Chiesa, sapendo che in questo momento la Chiesa universale, ma anche la Chiesa locale, la nostra diocesi, sta riflettendo sul suo essere Chiesa in modo sinodale, cioè non una Chiesa chiusa in se stessa o che si riduce solamente ai sacerdoti, ai vescovi, al Papa, ma una Chiesa di popolo che cammina insieme, vuole trovare delle forme per camminare insieme come popolo di Dio. E allora Maria, che immagine della Chiesa, oltre ad essere madre, ci aiuterà in questa nostra riflessione. E poi il giorno 18, sappiamo molto bene, la mattina il pontificale, poi la sera purtroppo ci sarà il rientro in Basilica della Madonna dei Martiri, però è giusto che sia così. Con grande piacere poi vivremo questi due grandi momenti, lo sbarco e poi la processione del 8, e poi il rientro. Voi sapete che è una processione, oserei dire, a furor di popolo, dove tutti ci ritroviamo sotto la sua protezione, oserei dire credenti e anche non credenti, perché guardano a Maria veramente come la Madonna dei Martiri, come un tesoro grande della nostra città. Grazie a tutti e buon lavoro. Bene, grazie ovviamente al Vescovo per dare le conclusioni e il senso complessivo di questa nostra festa patronale, di questa nostra festa religiosa, di questo nostro evento comunitario. Prego, signor Sindaco, grazie al Presidente e Comitato Feste Patronali e a coloro che sono intervenuti prima di me. Cordiali saluto a tutti coloro che ci ascolteranno dalle loro case, dalle loro postazioni, e se mi permettete un particolare saluto a chi è nel mondo della sofferenza, a chi non potrà fisicamente prendere parte a questo momento di festa cittadina e non solo. Altresì un saluto cordiale e particolare ai nostri cari molfettesi e figli di molfettesi sparsi nel mondo. Ecco, certo, avremmo tanto a cuore che fossero molti a prendere parte fisicamente alla nostra festa, ma sappiamo che ciò non sarà possibile. Tuttavia, vogliamo sentirli assai vicini. Non posso che benedire questa iniziativa, questo concorso di idee, e come ha detto il parroco della cattedrale, Don Pasquale Rubini, ecco, la parola d'ordine è questa: insieme si può. Quindi vedete, in sinergia, ecco, ciò che è praticamente prettamente religioso non può non chiedere la collaborazione al mondo civico, al mondo associativo, del volontariato e via dicendo. L'anno scorso la nostra città è stata benedetta con questo bellissimo titolo di Civitas Mariae. Abbiamo festeggiato la Madonna dei Martiri alla presenza del segretario di Stato Vaticano, Seminario Cardinale Parolin, e quindi all'ombra, alla luce di questo grande evento, noi vogliamo ripartire, direi anche visibilmente, anche in presenza, sull'onda della tradizione, la più bella tradizione cristiana, religiosa e direi popolare,
ecco, come figli di Maria e città di Maria. La città non è quella dei mattoni, dei palazzi, ma la vera città è la cives, cioè è la comunione dei cittadini. E ricordiamo tutti che il 25 novembre scorso il Santo Padre, il Papa Francesco, ha dichiarato venerabile il nostro amato pastore Don Tonino Bello, del quale proprio ieri abbiamo celebrato i 40 anni della sua elezione al nostro vescovo. Quest'anno 2023, il 20 aprile, ricorrerà esattamente il 30° anniversario del Dies Natalis del Venerabile, e questa circostanza sarà per noi anche occasione per tessere, per creare, per proporre una serie di iniziative per le quali già siamo al lavoro. Non mi resta altro che dire grazie, davvero grazie più paterno, più fraterno, più sincero a ciascuno di voi, e direi, come l'ape, prendiamo ciò che è positivo da ogni fiore. Per favore, mettiamo da parte tutto ciò che non ha assolutamente nessuna relazione con l'evento religioso e davvero la pietà popolare più squisita e più limpida. Ecco, distinguiamoci per questo. Auguri a tutti e via. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, mi corre l'obbligo di ringraziare anche l'attività che svolgerà la Polizia Locale insieme a tutte le forze dell'ordine, il SER e tutte le altre associazioni del volontariato, e anche le nostre partecipate ASM, Multiservizi e BTM, che svolgeranno servizi importanti per questo evento. E ovviamente concludo con ringraziamento al Presidente del Comitato e a tutti i membri del Comitato Feste Patronali, a Fra Nicola, a Don Pasquale e soprattutto al nostro Vescovo, perché, come diceva, tutto questo, se non fatto inserire in un senso comunitario, diventano soltanto attività, come dire, molecolari che non hanno alla fine un senso. Invece, mettendole tutte insieme, andiamo a dare un'identità e un senso complessivo, per cui ogni volta noi ci auguriamo che con questi eventi andiamo a rafforzare il senso di comunità e a migliorarlo nell'ambito quantomeno dello stare insieme e della fede per tanti. Auguriamoci sempre più che si mettono insieme per quel senso che è oltre il nostro vivere quotidiano, perché altrimenti la nostra vita non avrebbe senso. Quindi viviamo questa festa con questo spirito. Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio ancora Sua Eccellenza il Vescovo, e ovviamente adesso buon lavoro a tutti. Grazie.